Guarda, io sono uno dei delusi di Monti perché all'inizio, come forse tanti di voi, ci avevano creduto, perché ero convinto che un personaggio come lui, un professore, uno che è stato rettore della Bocconi, uno che non aveva nessun rapporto diretto con la politica e che aveva quindi creato, inventato questo governo fatto di tecnici, appoggiato dalle tre maggiori forze politiche italiane, avesse una sua autonomia e libertà nel prendere certe decisioni, nel fare anche delle riforme. Invece poi alla fine si è rivelato un partito delle tasse, che erano molto più bravi forse i politici a mettere tasse, lo hanno dimostrato in passato, che i tecnici, con anche errori pacchiani, assurdi, fatti da tecnici come la Fornero, Professor Volli, la storia degli l'avanzo esodati e finito? così via. Cioè, quindi, Sì. allora alla fine ci siamo accorti che tutto sommato è stato un grande bluff, diciamo la verità, perché le tasse potevano anche essere necessarie, l'Europa lo imponeva, d'accordo, però se insieme a queste ci fossero state un minimo di misure per il rilancio, un minimo di misure, allora forse tutto poteva essere più accettabile. Tutto questo non c'è stato, ecco perché c'è stata questa reazione di rigetto anche da parte dell'opinione pubblica.